Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi video collaborazione con BB Craft. Come sapete, questa azienda ci sto collaborando da un po' di tempo e ho appunto preso alcuni materiali che vi voglio mostrare in questo video unboxing. Allora, il codice sconto che potete avere su qualsiasi ordine effettuato da adesso in poi è Cinzia10. Scrivendolo alla fine dell'ordine riceverete il 10% di sconto fino al 17 aprile del 2025. Allora, la merce arriva in circa 10 giorni, più o meno, almeno mi è arrivata in 10 giorni. Comunque dopo vi metto tutto quando ho ordinato, quando mi è arrivata, che è praticamente oggi. E poi vi metto tutti i link per se volete riacquistare quello che ho provato io. E se avete 100 iscritti sul vostro canale, vi lascio anche il link per poter collaborare con BB Craft. Cioè, voi mandate la mail se siete interessate a collaborare e loro vi danno un budget. Voi scegliete il materiale che volete, lo testate e farete il video unboxing e due tutorial con il materiale acquistato. Questi sono tutti i codici, ma vi metto i link sotto da poter cliccare e per acquistare. Spacchettiamo tutto ed ecco qua. Allora, iniziando da questi, qui vi farò un tutorial di orecchini. Come sapete, io faccio cose un po' insolite, quindi magari ve li faccio vedere così. Vediamo, ecco. Orecchini un po' insoliti che vedrete nel prossimo tutorial, appunto. Questi qua sono degli strass abbastanza grandi. Poi ci sono tutte le misure sul sito. Sono buste da 5 pezzi. Questo è il codice, ve lo lascio qua per un po'. E sono tutti misti, come vedete. Adesso magari io penso che siano gli stessi colori, però anche se sono colori differenti andrà bene lo stesso per quello che dobbiamo fare noi, ok? Che poi saranno orecchini o ciondoli anche, quindi adesso li apriamo tutti, che magari ci metto un po', però voglio vedere i colori che ci sono, magari possono essere uguali o differenti, come vi ho detto. Per il momento mi sembrano tutti e 5 dello stesso colore, quindi uno rosa, uno azzurro, uno così giallo, in modo da poter fare anche le coppie. Quindi qua ce n'è un altro rosa, ok, qui erano tre rosa. Sì, sono colori comunque misti, ok. Adesso comunque li spacchettiamo tutti, così vediamo se riusciamo a fare qualche coppia oppure faremo dei ciondoli. Tanto il procedimento sarà ugualmente lo stesso, insomma. Ok, questi sono belli grossi, perché di solito sono sempre piccolini, però come punti luce possono essere veramente carini. Anche qui tre rosa e due colorati, e qui ce n'è anche uno blu molto bello che è uguale a questo. Io li apro tutti, comunque il codice è sempre lo stesso. Io ne ho presi un po' di pacchettini, 4 pacchetti da 5 pezzi, quindi sono 20 pezzi. Ok, allora rosa ce ne sono abbastanza, direi. Questi invece sono tutti diversi. Ok, quindi i rosa sono tutti questi qua, molto belli comunque, hanno dei riflessi bellissimi. Poi andate magari a leggervi tutta la descrizione, c'è anche la traduzione in italiano, quindi potete benissimo, anche se sono siti comunque cinesi, potete andare a vedere la descrizione in italiano. Questo sta qua, questi due, questi due. Dai, qualche coppia c'è. E questi, vabbè, questi qua li useremo magari per fare un orecchino diverso. Questo viola da solo, no, è uguale a questi tre. Ok, quindi con 4 pacchetti riusciamo ad avere comunque delle coppie di orecchini. Questo qua e questo, vabbè, possono anche stare insieme. Ok? No, questi tre, questo qui è proprio da solo, poverino. Ok,
Quindi la maggior parte erano rose, però a me non interessa perché voglio fare appunto una cosa che poi vi spiegherò nel prossimo tutorial. Mi sono dilungata un po', però volevo farveli vedere bene perché meritano veramente. Sono proprio belli, hanno dei riflessi colorati anche molto belli. Quindi questi qua andate a vedere bene sul sito. Bustine possono sempre servire, le mettiamo via. Poi catena strass, anche questa molto bella, ho già visto. Apriamo anche qua, sono belli chiusi, ermetici, perché questi busti con la cerniera sono abbastanza, ecco. Anche qui una bella catena strass, proprio bella. È molto attaccata, quindi non ha il segmento bello lungo, però per fare certe cose direi che va bene. Poi vi dirò anche questa come la utilizzerò, ok? Molto molto bella, questo è il codice, ma sotto nell'info box, nella descrizione trovate anche il link. Poi questa qui è un'altra catena strass, anche questa è in rotolone, un bel rotolo, se non mi ricordo quanti metri era, bella in celofanata anche questa. C'è una cosa di bello di questo sito, che arrivano tutte le cose sigillatissime, quindi anche qui c'è un nylon. Guardate che bella che è questa. Molto molto bella, azzurra così, eh? Questa ha l'animina dentro, vedete che si può regolare. Quindi anche quando andiamo a fare nel sutacio, a mettere intorno, si possono chiudere le. Può chiudersi e andare vicino vicino, ok? Quindi anche questa qua vedremo come fare a utilizzarla. Poi chiusure per borsellini, come sapete a me piace molto fare le borse borsellini. Queste sono 5 chiusure di tutte le misure, ce ne sono 3 così grandi, mi sembra che sia da 12, e più altre due piccoline. Anche queste mi sembra che io le avevo già prese, magari in altre misure non mi ricordo. Molto molto belle, è proprio anche una bella chiusura, hanno tutte i fori per essere cucite, quindi attenzione anche quando cercate queste, perché alcune magari non hanno i fori, bisogna incollarle e sì, sono proprio brigosette. Anche qui andremo a fare qualcosa, non so ancora cosa utilizzare per fare tutorial, quelli da sicuri, i rivolini, diciamo, li chiamiamo così, gli strass. E anche la catena, e questi qua magari faremo un borsellino insieme, magari un po' insolito, magari diverso dai soliti che girano sempre, quelli che ho già fatto. Questi, anche questi sono invece quadrati, questi qui erano rotondi, vedete, questi sono quadrati. E anche qui abbiamo tante misure, ok? Qui abbiamo proprio la scala di misure, dal più piccolino al più grande. Qui viene una borsa, magari sotto possiamo fare anche grande come ci pare, tanto qui la mano ci passa, ok? Anche qui per le misure e quant'altro andate sul link che vi metto sotto per andare a leggervi le misure, però vedete che sono proprio tutte in scala. Tutte a scalare, quindi dai più piccolini al più grande. E anche qua erano 6 pezzi. Io adesso ve ne faccio vedere uno più grande, che magari si vede meglio. Anche questi non sono mai mai difettati, anche perché vedete qua come sono le confezioni,
Sono proprio veramente curatissime e io questa cosa qua ci tengo tantissimo, perché quando si fanno anche degli ordini arriva tutto il materiale, tutto così in confusione, non mi piace, perché si può segnare, si può rovinare, mentre invece questi qua sono proprio belli, fatti bene, non c'è mai stato un difetto. BB Craft a me piace tantissimo. Per il materiale che ha e anche per la serietà del sito, perché comunque tutti gli ordini che ho sempre fatto sono sempre arrivati in poco tempo, i materiali sono sempre stati belli e durevoli, non ci sono mai state, come si dice, non ci sono mai state delle anomalie o delle cose. Quindi qua le chiusure sono abbastanza, anche queste belle toste. Che dirvi? Io vi rimando ai prossimi video, mi raccomando, Cinzia 10 per avere lo sconto del 10% su tutto fino al 17 aprile del 2025. Se avete 100 iscritti sul canale, mi raccomando, cliccate il link che vi metto qua sotto per fare una collaborazione anche voi. Non si sa mai che magari qualcuna di voi sia interessata a collaborare con questa azienda. Io ringrazio BB Craft anche questa volta per la fiducia e ci rivediamo col prossimo tutorial, appunto per usare questi prodotti, o non tutti, chiaramente i tutorial richiesti sono due, ve lo dico perché così chi lo farà magari avrà il suo tornaconto e saprà che deve fare comunque due tutorial. Io con questo vi saluto, molto molto bello il materiale, ve lo devo dire, come sempre, BB Craft non si smaltisce mai. Nel sito ci sono tantissimi prodotti per tutto, resina, cucito, perline, materiale per borse, tracolle, c'è cioè di tutto veramente di più. Andate a vedere anche voi perché sicuramente troverete sic di sicuro quello che è. Di solito utilizzate a prezzi veramente competitivi. Mi dispiace per le aziende italiane, però le aziende italiane queste cose non le fanno e quindi non accettano magari collaborazioni oppure fanno piccole collaborazioni così, però questi prezzi veramente sono veramente competitivi, veramente prezzi buoni, ecco, diciamo così. E in più con questo sconto potete usufruire del 10% su tutto, quindi se vi servono, non so, delle cerniere lampo, se vi serve della stoffa, hanno anche dei piccoli pezzi di stoffa, semi di pelle, tutto quello che voi cercate, catene, anche questo pezzo di catena dovrebbe essere il loro, perché avevo fatto un'altra collaborazione con loro, poi avevo fatto anche degli ordini. Quindi ci sono un sacco di cose, quello lì non era né in questo ordine qua, però ho sempre qualcosa qui sul tavolo di lavoro della BB Craft, perché appunto è un'azienda con cui collaboro da un po' di tempo. Ok, io niente, con questo vi saluto davvero e alle prossime con il prossimo tutorial. Mi raccomando, sbirciate nel sito perché veramente merita, ci sono veramente tante tante cose da andare a guardare, da andare a vedere e sempre anche delle novità, perché è un sito che è abbastanza attento anche alle novità. Quindi mi raccomando, questi sono i codici di tutto, ma sotto nell'info box ci saranno sicuramente i link da cliccare per andare direttamente a quel codice, ok? Io vi saluto e ai prossimi tutorial. E se vi è piaciuto il materiale che ho comprato, mi raccomando mettete un like e se avete amiche che hanno un canale YouTube, spargete la voce perché appunto mi hanno scritto che di pubblicizzare anche il fatto che loro fanno collaborazioni con chi ha più di 100 iscritti. Io con questo vi saluto, alle prossime e vado subito al lavoro. Ciao!